Oggi vi presenterò come in terapia noi sosteniamo il passaggio dal singolo suono, ovvero il fonema, alla lingua scritta. In logopedia applichiamo un intervento di tipo preventivo, ovvero andiamo a sollecitare attività che vanno a rinforzare le abilità necessarie per l'apprendimento della lingua scritta. Quindi, in effetti, attuiamo una sorta di monitoraggio che ci consente di andare ad identificare eventuali punti deboli laddove ci fossero e quindi anche di conseguenza andare a rinforzarli. Vi presento subito un video che ci mostra un esempio di attività che svolgiamo in terapia. Io adesso metto la voce della femmina, Vediamo un po' le letterine che ci sono qua. Ok, vado. E ce l'ho io. Fammi vedere. Che lettera è? E. Ma ce l'hai pure te? Bravissima, anche tu. Vai, vai. Lo fai anche tu. Ma cosa posso dire? Aspetta, eh. Allora, Tea. Tea, facciamo così, lo fa prima Giorgia e poi lo fai tu, perché il pennarello è uno. Bene? Allora, a te ti viene in mente una cosa che inizia con la E? Elefante, bene, non so tanto fare. Elefante è difficile. Allora, vediamo. Mi viene in mente una cosa che sta nel prato ed è verde. Viene in mente? A qualcuno gli viene in mente? Sì, il coccodrillo nel prato. Oh! La rana però non inizia con la E. La rana è con la R. È con qui. Io volevo dire l'erba. È facile l'erba, giusto? Da disegnare. Fanno le righe. Eh sì, eccolo, vedi, un bel prato. Nel setting che abbiamo appena visto, in effetti possiamo estrapolare diverse attività su cui ha lavorato la collega, come l'identificazione fonema, la corrispondenza grafema-fonema, la fluidità lessicale con facilitazione fonemica e col disegno finale alla lavagna anche un rinforzo delle abilità grafomotorie. Quindi possiamo vedere come partendo dalla percezione uditiva, quindi dallo stimolo sonoro e ancora una volta dalla sensorialità, arriviamo a lavorare sulla consapevolezza fonologica. Quindi a questo punto possiamo introdurre delle abilità che noi credo tutti riteniamo molto valide per l'acquisizione ed anche per il sostegno delle abilità di scrittura, che sono le abilità metafonologiche. Le vediamo. Intendiamo per competenza metafonologica la capacità di percepire e riconoscere le singole componenti sonore della parola. Quindi è un'abilità che ci permette di manipolare e riorganizzare il linguaggio operando con piccole unità linguistiche attraverso processi di composizione e scomposizione della parola stessa, quindi analisi e sintesi, e inoltre un'abilità di tipo percettivo-uditivo che quindi presuppone un lavoro di tipo cognitivo, come ad esempio l'astrazione e la categorizzazione. In effetti, con le abilità metafonologiche, con lavoro sulla metafonologia, andiamo a stimolare un ragionamento e una riflessione nel bambino, nella parola stessa, che di conseguenza tale ragionamento verrà riversato poi nella scrittura e che quindi contribuisce a fargli acquisire maggiore padronanza nell'atto scritto e di conseguenza anche maggiore sicurezza in se stesso. Possiamo suddividere le abilità metafonologiche in due grandi categorie. Una globale, che opera sulla sillaba e prevede attività del tipo fusione sillabica, segmentazione sillabica di parole, identificazione della sillaba iniziale, finale e intermedia, riconoscimento e produzione di rime. E una analitica o fonemica, che prevede segmentazione fonemica di parole, fusione fonemica,
identificazione del fonema iniziale, finale, intermedio, è un riordino, come dicevamo prima, una manipolazione dei singoli suoni del linguaggio. Un esempio sono gli anagrammi. Vi mostro adesso degli esempi con dei video che rappresentano come noi utilizziamo le abilità metafonologiche come supporto per le attività di scrittura. Nel primo vedremo un'attività globale, quindi improntata sulla sillaba. Inizia? Io. La Daisy inizia? Ok, vai. Vai col primo. Oh. Ca. Allora, vedi un po' dove vuoi andare. Perché devo andare. Cado. Può andare bene? Secondo te, Aurora? No, aspetta io. Cado. Va bene? Ok, vai, stacca. Poverina, la stellina. Tua. Mi attacco. Dove la attacchi, Daisy? Sicura, va lì? Oh, no. Così mi hai dato il quaderno. Perché? Vai, si legge pure tu. Adesso vediamo un esempio di analisi fonemica, quindi di scomposizione della parola. Sabato. S-A-B-A-T-O. Quante sono? In questo video proponiamo al bambino di comporre una parola con delle letterine distribuite in maniera casuale all'interno del cerchio. Oltre quelle necessarie per la scrittura della parola stessa, mettiamo dei distrattori. Quindi vediamo che il bambino va ad analizzare i singoli elementi che vanno a comporre la parola e lavora allo stesso tempo sulla sequenzialità, okay, delle singole componenti che compongono la parola stessa. Indeciso. Altre attività che riteniamo molto valide e che quindi andiamo a sollecitare, a sviluppare in terapia, sono le attività tattili propriocettive. A questo punto vi mostro subito dei video con degli esempi. In questo caso, dopo lo stimolo sonoro, proponiamo una ricerca propriocettiva tattile, quindi la bambina dovrà cercare la letterina proposta attraverso la propriocezione, attraverso la percezione tattile. Nel sacchetto c'è la letterina indicata ed anche dei distrattori, anche in questo caso. Brava! Felice. Giallo, tocca a te adesso. Cerchiamo la C. Bravissimo. In questo caso proponiamo la scrittura della parola utilizzando un materiale manipolabile. Vediamo, anche in questo caso vi è una riflessione, lei va ad analizzare i singoli elementi che compongono la parola, a metterli in sequenza, li autodetta, elemento fondamentale che insomma cerchiamo sempre di sollecitare, e volevo sottolineare come attraverso la manipolazione del materiale e quindi la sollecitazione anche recettoriale, la bambina sarà aiutata a fissare in maniera più importante l'immagine mentale della parola stessa, dell'aspetto grafico, della forma grafica di ogni lettera. Quindi capiamo bene che è molto importante stimolare queste abilità, perché vediamo che nella corteccia sensomotoria primaria vi è una distribuzione delle varie aree legate alla rappresentazione recettoriale. E nelle zone relative alla mano e alla lingua, alla bocca, sono più estese, come possiamo vedere, rispetto ad altre, in accordo con col fatto che la manualità e il linguaggio rivestono un ruolo molto importante per il nostro organismo. Quindi capiamo bene come è di fondamentale importanza andare a stimolare i recettori tattili nel bambino al fine di
strutturare, insomma, sotto la consapevolezza della percezione, che ha un valore molto importante nella scrittura nel suo aspetto grafico. Ed inoltre la percezione non ha bisogno di essere processata, ma è efficace di per sé, quindi ci aiuta a fissare un'informazione a livello centrale in maniera più importante ed anche ad automatizzarla, credo, più velocemente. Proprio per questo motivo cerchiamo in terapia di utilizzare una vasta gamma di materiali che ci permette quindi di avere una maggiore sollecitazione recettoriale. Va detto inoltre che è molto importante che tutti i canali percettivi, sensoriali, vadano ad integrarsi, in quanto spesso si tende a far prevalere un canale, come ad esempio la vista, rispetto ad un altro. Invece è molto importante la loro organizzazione ed integrazione, perché solo in questo modo può scaturire, possono dar vita ad un segnale multicanale, alla stimolazione multicanale, che contribuisce sempre maggiore efficacia a tutto il resto. Come già insomma in questi giorni le mie colleghe hanno sottolineato, tutti i nostri setting terapeutici sono improntati sul gioco. Questo perché attraverso un'esperienza piacevole, insomma, e positiva, innanzitutto vi è un aumento della motivazione e della partecipazione al setting, che credo sia l'elemento base fondamentale per poi costruire tutto il resto. E di conseguenza è più facile raggiungere degli obiettivi, come ad esempio un innalzamento dei tempi attentivi, oppure un rinforzo delle capacità organizzative, una maggiore possibilità di assimilazione ed anche di automatizzare e generalizzare i concetti proposti in terapia. Vediamo quindi che per l'apprendimento ed il sostegno della scrittura partecipano le abilità linguistiche e metafonologiche. Vi è inoltre importante che ci sia l'integrazione dei canali percettivi, sensoriali e motori, una partecipazione ovviamente delle strutture cognitive che sono ovviamente coinvolte e importante la componente affettivo-relazionale che lega il tutto. Quindi possiamo concludere affermando che la terapia è un processo creativo che, partendo da stimolazioni percettivo-sensoriali, quindi dalla periferia, attiva i centri di elaborazione superiore integrando diverse funzioni tra di loro al fine di costruire esperienze ed abilità. Grazie.